non è per un astratto ragionamento, ma per un'esperienza che brucia attraverso tutta la mia vita, per un'adesione innata e irrevocabile dal più profondo essere. Io credo alla poesia. Ma cos'è tutto questo fracasso? Ma come sei conciata? Avere una sola figlia e nemmeno aver la savia? E vivo della poesia come le vene vivono del sangue. Sentimento troverebbe pace se ciecamente dicessi di sì, trascinando così alla luce del sole quella parte di te che ancora nel buio continua a gridare di no. Quando tutto è buio ed ogni cosa duole e penosamente sfiorisce, allora veramente ci sembra che qualche cosa ci sia donato da Dio, saper sciogliere in parole il nodo delle lacrime e dire quello che a noi grida, imprigionato nel cuore. E che cosa sperava di ottenere presentandosi sfacciatamente in casa mia? Lei lo sa quanto rischia? E non mi riferisco solo alla madre di mia figlia. Perché ancora vede con occhi allucinati l'incanto delle cose, ma non può, non sa tradurlo più in parole. Una vita sognata. Sì, è una raccolta che ho composto. Mi dica cosa ne pensa. Senz'altro, Antonio, senz'altro. La poesia è una catarsi del dolore, come l'immensità della morte è una catarsi della vita.